Siamo qua per Louisiana. Ciao. Come Un uno stato, ciao Elena. Welcome to Louisiana. Mm -hmm. Welcome, Elena, to Louisiana. Welcome. Welcome everybody. Yeah. Oh, yeah. Iha. No, Louisiana è tipo Texas. <ride> sì, anche. Bene, così tutti quelli che dicono che non rido mm -hmm. mai dicono adesso che rido poi diranno che rido sempre allora devo fare più serio quindi non rido mai poi rido non rido sono praticamente una scimmietta che fa così con le, le mani no? vai ridi zitto ridi triste stiamo registrando benvenuti rilassati Elena non pensare alle sciocchezze che ho detto conto da 5 a 1 come sempre Fai tutto quello che devi e ti connetti a Louisiana. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bene. Come la vedi? La vedo seduta su una, tipo, una sedia tipo sai quella da registi uh -huh. in legno con lo schienale di stoffa. C'è anche il suo nome sullo schienale dietro. Sì. Uh -huh. Louisiana? Sì. Chi diciamo. mm. sì, ehm, ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dà l'autorizzazione, eh, mi fa vedere però che. Eh, mm, ci dovrebbe essere tipo. Dice: Ci dovrebbe essere la prova del film che ho fatto, no? Ma. Lo schermo è. è Spento e non parte niente. Non ho capito. Lei ha fatto un film? Sì, cioè, che sarebbe il film della sua vita ideale, no? Mi dice: Ho fatto un film che rappresenta quello che vorrei, tutte le cose, no? Messe assieme nel film della mia vita, di quello che desidero e di quello che c'è cioè della mia serenità. Eh, uh -huh. dovrei Dovrei farlo partire per per vederlo tutto assieme per la prima volta ma lo schermo non funziona e non parte niente è spento ok <coughs> um, vibrazione 5,4 miliardi percentuale di consapevolezza

2000, ok. 631. Cervello, scusa perché tossivo non ho sentito. 9.1. Va bene, Marito nel cinema, viene? Avviene? ha fatto molta fatica nel senso come se avesse dovuto eh, combattere fisicamente contro un, un come se il suo corpo pesasse tonnellate quindi si è dovuto trascinare dentro e poi è entrato più o meno verso la fine però si è seduto Chiamiamo i genitori nel cinema del ragazzo disincarnato che chiameremo fra poco. Ah, ragazzo, ma no, del, sì, del giovane uomo. Uh -huh. Ok. Sì, ci sono. La madre? Mm -hmm. Fa in fondo, in fondo la madre però. <coughs> Lisiana, questa è la tua sessione, però, eh? non uh, l'invito di tutto l'albero genealogico. Io lo dico sempre a tutti perché mh, sembra così un modo per uh, sfruttare meglio l'occasione, ma voi siete qui per voi, per voi. Il cinema non c'è una garanzia, è una cosa che facciamo, a volte, a volte per esempio ci dà <coughs> dei riscontri, no? Che dei bambini siano particolarmente attivi, che delle, non so, la fiamma uh, se esiste, si presenta si siede dove si siede, secondo, capito? Ma non è un posto in cui dobbiamo chiamare tutti. Le persone a cui vuoi bene, vivi, puoi suggerire, a ah, loro puoi suggerire di uh, vedere i video del nostro canale. Questa è una cosa che puoi fare concretamente tu, senza. Mh, perderci diciamo in inviti vari prima di vedere tutte le interferenze gli impianti così io non so uh -huh. perché ma ti voglio chiedere se c'è la fiamma incarnata di louisiana <coughs> e o oh, anima gemella i miei gemelle allora già io non eh, anch'io non so perché nel senso prima mentre lei diceva i punti mi è venuto in mente eh, mi è venuto in mente che c'era la sua fiamma non è che l'ho vista ma è come se mi fosse arrivata l'intuizione che lei aveva la fiamma incarnata no e eh, eh, in effetti c'è eh, la vedo non la vedo neanche lontana la vedo mh, Tra la Lombardia a confine. Allora, in, in Italia tra la Lombardia e uh, lì cos'è? Trentino? Prima sopra arriva il Trentino, più o meno oh. lì, mm -hmm. lì la fiamma sì. o l'anima gemella? Fiamma, la fiamma, oh. uh, quasi <coughs> a confine un po' con, con l'Austria. Sì, eh già, Austria lì, con la Svizzera, Austria mi sa. Comunque in Italia lì. Mm. Molto bene, chiamiamolo, lui, uomo. Eh sì. Nel cinema così fa a pugni con la, il marito. <ride> che è un'anima gemella o non è un bel niente? No, non è niente. No, no. Intanto Lisiana mm. col suo cappello da cowboy, luisiana mm. Bene, bene, bene. Quanti anni mm. ha la fiamma? Pressa poco, eh? perché cazzi tra i 55 e 60. Mm -hmm. Che è, le informazioni che arrivano in eterico in generale, e soprattutto notato per le fiamme, sono sempre da prendere con diverse paia di pins. Mm. Perché il discorso delle fiamme è la prova ultima: non si possono avere suggerimenti dalla regia. <coughs> Quindi mm. le informazioni che ci arrivano a volte sono. Uh, Vere, nella sostanza, incarnata in Italia, Nord-Est Italia, va bene, ma l'età, il colore dei capelli, io non li chiedo neanche più. In questo mm. caso, ho chiesto l'età, giusto per avere un'idea che non sia un ragazzino, o, no, no. o no, no, un no, ottuagenario, un centenario. <ride> no. Va bene. Ci sono anche delle anime gemelle di Louisiana? Sì, allora ce ne sono, vedo 6 una più o meno centro Italia, eh, tre eh, nord, più o meno nord Europa, tra la Germania e paesi del nord eh, e poi due invece in Asia. Mm. Molto bene. Ehm. Per alcuni l'incontro con la fiamma è deciso. È scritto uh -huh. è così per Luisiana. Allora io vedo che ci si incroceranno parecchie volte. Eh. C'è nel qui e ora con, con le condizioni di oggi. Vedo che ci saranno uh, diversi incontri. Per chi? Per tutti. Prima che per, tutti, per loro due. Ah. Ah. Prima che si riconoscano. Allora, andiamo per ora. Però ho tipo mm. il presentimento che alla fine della, della, della sessione sia più veloce cioè come se non si accorgessero cioè si si, si si conoscono poi si incrociano altre volte nello stesso modo in cui si sono incontrati la prima volta ma è come se non si accorgessero subito no uh -huh. sono agganciati ma non si accorgono subito ok Uh -huh. ecco. Va bene, tu non ne sai assolutamente nulla di quello che io sto per fare, ma sempre il nostro amico uh, mi ha autorizzato a dire il suo nome, Emanuele, ah. l'uomo uh -huh. delle barche, uh -huh. uh, quindi è suo il copyright. Mi ha suggerito un'idea che io faccio mia e che personalizzo. Allora abbiamo visto argomento fiamme. Benvenuti in un argomento nuovo di zecca, di cui non abbiamo mai trattato. Abbiamo visto che abbiamo messo il, lo specchio in cielo, uh -huh. lo specchio delle fiamme. Sì. <coughs> Luisiana si è incontrata, si è vista con la sua in quell'occasione? 21 sì, dicembre 2021. Sì, sì. sì. Bene. Si sono riconosciuti. Sì. Quindi lui e lei sono categoria 1, 2, 3. 1 no? 3. Li spieghiamo. 3. Mm. Uno, fatte e finite, state insieme, siete contenti. 15%. Due, 35% um, si sono riconosciute. Le fiamme si sono riconosciute, forse anche magari non dal vero, ma comunque si sono viste, riconosciute concretamente, ma uh, sono un po' in stand by. Tre, una è totalmente, mh, non capisce nulla. E l'altra invece è un po' su chi va là, il 50%. Questo 100% di fiamme corrisponde al 300 milioni che abbiamo visto, che uh -huh. sul totale sono una massa critica, il 3% del totale. Uh -huh. Se tutte si riconoscono e si ricongiungono, per, per l'entità le sì. sono K a Mari. Sì. Questa è la storiella che abbiamo ricostruito dopo sessioni, 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 sessioni. Bene. Uh -huh. Tra Louisiana, quindi lei è categoria 3. Chi dei due sì. dorme? Lui. Sì. Perché lei oggi lo sa. Sì, sì. Okay. Quindi noi adesso ci rivolgiamo, io adesso mi rivolgo ai cosiddetti dormienti della categoria 3 e ai semi dormienti, perché non sono veramente dormienti, ma sono molto indecisi, della categoria 2. Uh -huh. Emanuele giustamente <coughs> dice hai fatto uno specchio nel cielo, fanno uno giù. Basta, mi ha detto solo uh -huh. questo, io e lui ha ragione, secondo me. Uh -huh. Noi abbiamo già uno specchio in terra, che è il mare. Uh -huh. Ne aggiungiamo uno nuovo sotto il pelo dell'acqua del mare, di tutto il mare del mondo, e mettiamo quindi lo specchio del mare. Che finalità uh -huh. ha lo specchio del mare? Chi vuole, chi è vicino al mare, chi ha questa fortuna, uh -huh. quando si troverà vicino al mare, si specchierà nello specchio del mare. Specchio del mare che non c'era, adesso c'è. Uh -huh. E si vedrà, riconoscerà per quello che è. Ok? Per quello che è a 360 gradi. Quindi vede anche l'altra parte eterica. Giusto. Quindi vede anche l'altra la persona uh -huh. vede la fiamma perché la fiamma è la stessa cosa, sì. ma soprattutto riconosce se stesso sì. come parte della fiamma: come parte della fiamma, come persona, come uh -huh. vero senso. Per cui lui è qua: uh -huh. questa persona è qua, questa fiamma è qua. Il vero senso, l'essenza: il, il, non si è più donne, non si è più uomini. Uh -huh. Lo specchio del mare. Tu ed io Elena lo creiamo adesso uh -huh. ed è per sempre. Se qualcuno non è dentro le categorie fiamme, ma vuole in ogni caso cercarla, volerla, può usarlo lo specchio del mare, può usare anche l'altro specchio delle fiamme. Perché non è detto che chi non ha la fiamma oggi non l'abbia domani, poi vedremo un giorno di spiegare anche questo di concetto. Sempre più difficile, sempre più divertente. Come lo uh -huh. vedi Elena? Allora, uh, è come se ci fosse uh, un attimo... Un quadro però a specchio, ok? Appena appena sotto l'acqua, no? quindi trasparente: c'è un sottile strato di, di acqua che però è trasparente e poi è, mh, come se ci fosse un quadro, quindi un certo spessore che però è specchio. Eh, vedo una delle fiamme che si è specchiata, ok? E quello che vede è. Mh, la Sua struttura animica, quindi la sua PS, proprio il movimento energetico, come è fatta. Mentre la guarda è come se gli arrivassero le informazioni di che cosa è, che okay, quindi è un'immagine che è chiarissima, come se sull'immagine ci fossero scritte le parole di che cos'è. Ok, uh -huh. poi intorno c'è eh, il suo corpo eterico. Quindi la rappresentazione sul corpo eterico e poi è come se eh, intorno, ma eh, sopra, cioè sia sopra che non, c'è l'immagine mm. della fiamma, proprio la figura della fiamma. Ok, tutto lo specchio prende ogni centimetro quadrato di mare, quindi mm -hmm. anche dove ci sono gli scogli, anche dove non ci entra un rettangolo specchio, no? Mm -hmm. E soprattutto lo specchio del mare è come un unico, grande, potentissimo ad eternum. Questo lo rende sicuramente oggetto della interferenza delle entità, ma è intoccabile. Uh -huh. Le entità ci si distruggono sopra. Troppo alta la vibrazione. Troppo, uh -huh. troppo, troppo alta. Le entità sono indifferenti allo specchio del mare. Allora, quello che, che ho visto è come se tra i due specchi... Eh, questa è, è come se tra i due specchi si, eh, riflettendosi le fiamme si, es, si espanda l'energia della, della PS delle fiamme e si creasse un, un, un campo. Con quella forza lì e quindi lì le entità non possono entrare, non so se ho reso l'idea. Sì. Quindi quando si collegano le fiamme uh -huh. creano questa in quel collegamento lì. Quindi quando si specchiano in quel momento quando si specchiano, quando si guardano, quando si, si recepiscono, si sentono con gli specchi. Si crea questo canale che è la forza della PS delle fiamme, dove le entità non possono entrare. Benissimo. Guarda okay. tutto dall'alto. Fatti un bel volo, qualunque uh -huh. sia la forma della terra. Che adesso non ci interessa: tutta la superficie ricoperta da acque. Uh -huh è ricoperta a sotto il pelo d'acqua lo specchio del mare uh -huh. lo specchio del mare aumenta la Schumann sì sì perché eh... È come se togliesse una, una percentuale di carica delle Negativa, diciamo, delle vibrazioni delle interferenze. E quindi si può alzare più velocemente. Bene. Il, la fiamma di Louisiana, che cosa fa o cosa ha fatto? Allora, ah, in qualche modo mentre noi lo facevamo, a Louisiana in etico gli ha mandato um, come se gli fosse riuscita a mandare un, una sveglia. Ok, e uh -huh. questa persona se, come se si fosse guardato in giro, ok? Uh -huh. mm in eterico gli abbiamo messo a disposizione l'acqua vicino anche se mi sembra che non, non viva proprio sull'acqua ok però in eterico gliela gliel'abbiamo messo disponibile e adesso si sta osservando ha visto come è fatta la louisiana eh, si sta un po contemplando perché vede appunto questa forma queste cose che non ha mai visto ok però sta contemplando e, e poi mm, vedo che mentre va lì come se volesse toccare questa figura che vede è come se sentisse l'energia ok con la mano quindi poi la toglie e la rimette. Quindi sta cercando di capire che cos'è. Ok, per caso sono cambiate le percentuali? Categoria 2 ha accolto più gente della categoria 3? O siamo sempre 35-50%? Allora, no. Allora, in, in tre c'erano delle fiamme che praticamente abitavano appiccicati e non si erano accorti e si conoscevano. E quindi si sono riconosciuti nell'acqua mm. e adesso entreranno in contatto proprio. Ok? Mm -hmm. eh, direi sul 35% un per cento così ehm, poi ce n'è qualcun altro che eh, eh, devono far devono c'è qualcun altro che è abituato a sentire eh, le, le energie quindi mh sa già cos'è quello che vede nel senso come energia sa che esistono eh? Eh, non, non hanno fatto collegamento ancora che la, il volto che hanno visto sia la fiamma quello che però eh, succede è che rimangono stupiti da come siano dalla bellezza di quella quel, della figura che vedono quindi mm. della fiamma mm -hmm. Quindi diciamo si è creato il collegamento direi l'entanglement si è creato proprio perché eh, da quel momento non iniziano a rimanere in mente. Ok, e questo è un, un po' di più, eh, direi un, un altro 5%. E poi eh, c'è solo un allora direi, eh, che solo un 10% che non si è accorto ancora dello specchio nell'acqua. E l'altro più o meno 20%, cos'è rimasto? Mi sembra più o meno un 20%, 19% che è rimasto, che, che appunto ha fatto come eh, la fiamma di Louisiana. Che si è accorto, eh, che ha guardato, che è lì stupito, che sente questa energia sta la sta proprio se la sta la sta sentendo, sta cercando di capire cos'è perché sente, vede, ma non so cos'è. Ecco. Non ha fatto collegamento a una fiamma, però ecco, va bene. Grazie, Emanuele. Entità eteriche. Allora, lei uh... ho avuto l'idea, e io l'ho perfezionata. Diciamo così. Uh -huh. Allora, uh... entità teatriche di Louisiana. Allora. Chiamale, chiamale semplicemente, vediamo chi si presenta. Uh -huh. Obbligandole ovviamente a presentarsi perché non sono la loro scelta. Interferiscono con Louisiana, quindi devono entrare. Uh -huh. Qua c'è un felinoide, due uomini del tempo poi c'è un bella dietro. ti dico. Allora, davanti c'è un rettiliano c'è un falconiforme. C'è il rettiliano che è collegato a un pleiadiano. Mm. dietro e dietro la diciamo in lontananza che non è collegato più ma è come se fosse eh, c'è questo demone questo oh. ehm, questo eh, mh, satana in miniatura è più piccolo è come se fosse satana ma allora eh, è satana collegato a satana ma siccome da lì non possono più entrare nel primo universo è come se proiettassero un, un ologramma più piccolo uguale che, in, che interferisce nella, nella stessa maniera tra virgolette no? però vabbè c'è un passaggio in più ecco uno spiritello porcello uh -huh. <ride> Basta, EDL ci sono? EDL ce ne sono 4. Allora, Bene, la torta delle interferenze, un po' di rettiliani, scaglie di Pleiadiani, una uh -huh. base di falconiforme di Spagna, <ride> un po' di demone uh -huh. spiritello porcello per dare un po' di piccante alla torta e 4 di L accesi perché sono sempre le candeline. Usiamo il burro o le entità mentali? Le entità mentali. Allora 3 mm. Allora oh, no, una di livello 5, una di livello 4 e una di livello 2. 5 5 è quella che le fa venire gli attacchi di panico quando lei eh, deve muoversi eh, in autonomia per qualsiasi cosa. 2. Mm -hmm. okay. <coughs> la 2 è quella che la rende molto indecisa. 4. La 4 è quella che la blocca. Ok, siccome abbiamo, abbiamo sdrammatizzato la creazione di Odino, tutte le sue entità cattive, eccetera, mm. gli mandiamo, facciamo un aeroplanino di carta che glielo manderemo a destinazione e nell'aeroplanino di carta gli scriviamo, hai visto come ti abbiamo destrutturato le tue creazioni? Virgola, cretino, punto di domanda. <ride> Poi facciamo il loro e glielo mandiamo. Cretino con la K. E due R. Cretino. Come, come diceva un nostro cliente. Tra l'altro nella stessa città di Louisiana mi faceva morire, come lo diceva quella cretina, diceva di una persona. No? Che ridere. Ridiamo oggi. Oggi mare, riso. Quindi, con questo, io voglio dimostrare anche a Louisiana che non è vero che non si è fatta mancare niente, come mi ha appena scritto dopo che ha sentito Satana. Satana, satana non è nessuno, poi Satana non è neanche uno che può fare grandi cose ormai. No, ma poi adesso non <coughs> è neanche più collegato, ma è lì dietro. Guardatevi se non l'avete vista la sessione Prugna. Dove l'abbiamo scomposto? Il povero Satana in Tana, sa, Sanata. Così è divertente. Cioè, è un pezzo di Lego a cui tu togli <ride> la testa e gliela metti sotto i piedi. Piace quello che vuoi. Sì. Lego. Eh. Pubblicità alla Lego. No. <coughs> Impianti. Um, allora. Ha un triangolo pi piatto cioè messo in orizzontale scusa piatto ehm, che parte da dentro più o meno dal terzo occhio e va mh, verso l'interno ehm, poi ha, ha impianti eterici sulle due spalle sui due polsi mm -hmm. c'è anche sulle caviglie E poi ne ha due, uno tipo più o meno sul plesso solare e l'altro appena sotto l'ombelico. Ecco. Va bene, causa esoterica dei cari di memoria. L'entità di livello 4, che meccanismo per bloccarla è anche quello. Concentrazione, cari di concentrazione, ah. considerando anche il suo lavoro che non diciamo. Di grande sì, coordinamento sì, sì. di sostanze, uh, di tempi. di E lì, lì proprio così le, le viene bloccata. In sicurezza, e... entità di livello 2, ma diciamo che anche le altre. E la 5, la 5, con gli attacchi di panico, fa sì che lei poi sia anche indecisa a muoversi, no? Oh, bassa autostima. 4 uh -huh. più la 4, perché appunto eh, senti bloccata no? tutte le volte pensando di non ricordarsi di non avere concentrazione, allora lei non fa, cioè, mh, pensa di non arrivarci. ecco Poi anche la 2 non è che aiuta che manda tutto. Confuso, tutto mischiato. Bloccata nelle decisioni. La, la 4. Um, paura di sbagliare. Direi tutte, la 4 e la 5. La rabbia che la blocca. La rabbia è data da felinoide. Che ho dimenticato della torta. Benissimo. Cosa fa fiamma, marito, genitori del ragazzo che adesso chiameremo e la mamma nel cinema? Allora, adesso la fiamma nel cinema. Nederico ha fatto il collegamento che um, eh, Louisiana è la sua fiamma. Ok. Eh, e quindi lo vedo molto attento, molto attento a, a capire il meccanismo di come funzionano le cose, di percepire, no? Quindi lo vedo molto mm. preso in tutte le cose, infatti, è in prima fila assolutamente. Poi vedo i genitori del ragazzo qualche fila indietro, ancora un po' disperati li vedo ancora un po' piangenti però eh, vedendo come funziona eh, hanno capito che mh, aiuteremo il, il loro figlio no e quindi sono lì molto in attesa di, di vedere cosa, cosa succede il marito appunto con fatica è entrato eh, e osserva anche se no però finora non gli è molto chiaro ma prende atto diciamo osserva cosa quello che avviene e la mamma anche lei è un po' così non capisce molto queste cose della figlia ma osserva okay. causa esoterica di problemi ai piedi sono quei due impianti che ho visto alle caviglie okay. Ci sono ovviamente le cause esoteriche, Hai sì. problemi alle mani. Anche lì, dai, ai polsi. Ok, è in parte anche il suo lavoro, che è molto manuale. Allora, cosa, cosa succede? Questi, questi impianti vengono attivati durante delle abduction e mh, il giorno dopo... Eh, Abdu cioè queste abduction che le vengono fatte di notte e il giorno dopo l'abduction eh, mentre lei lavora queste parti i piedi i polsi e vedevo appunto anche le ceglie anche nelle spalle quindi eh, tutto questa parte qua quindi vedo i piedi più o meno anche un po' i polpacci tutte le braccia fino qua ok si infiammano di più perché eh, sono stati sollecitati durante la notte le spalle perché la ingobiscono, a due impianti anche nelle spalle. Mm. Sì, comune. ma la, le, le mettono una postura gobba, no? No, no, oh. le mandano tutto, uh, le mandano, delle le mandano le informazioni così e poi le riprendono durante Ok, mm. uh, vescica reni no allora lì è più una questione emotiva di non sempre si sente a suo agio anche a casa sua quando soprattutto quando c'è suo marito in questo momento in questo periodo diciamo della sua vita mm. Mm. Uh, stomaco Allora, saluto, grazie, um, stomaco. No, è più legato alla rabbia. Beh, la rabbia è una conseguenza. Agisce il felinoide che crea la rabbia e fa agire anche sullo stomaco, è come se io vedo il felinoide che è come se um, mandasse un, un soffio forte. Verso Louisiana, che è la rabbia che crea in Louisiana, e gli fa, gliela fa passare tramite lo stomaco. Quindi vedo che è tutto un accumulo di vibrazioni basse di rabbia, e poi lei esplode in rabbia. Ok, torace. Ah, le DL, le DL, ce cioè, l'avevo visto prima. Eh. Le, DL, le DL è legato al, all'entità di livello 5, quella dell'attacchi di panico. Mm. Quella volta che sento un coltello puntato alla schiena e mm, la sensazione di essere appiccicata come una ventosa a letto, mi sembra, no? Mm. Sì, allora. Allora lì le stavano facendo una production e la sua PS l'ha svegliata a metà. Ok, quindi um, uh, è come se l'avessero proprio bloccata. Diciamo che lei ha visto, um, non hanno portato via, cioè non, non, il corpo è rimasto lì, nel suo letto. Mm. Ok, però è come se gliel'avessero fissato perché a loro serviva fermo lì, perché in eterico dovevano fare un lavoro con il corpo fermo lì così. Mm. E quindi lei ha sentito, sì, allora, dietro ha sentito quello che stavano facendo in eterico. Sulla più o meno scapola, mi sembra abbia detto, non mi ricordo, più o meno. Ok, io sì. vedo una punta lì. Ah. Coltello quindi, alla schiena, ok. Sì. ehm. Um, stava sentendo quello che gli stavano facendo in eterico e il corpo l'ha sentito appiccicato perché gliel'hanno bloccato al letto. Ecco. Quella volta invece che si è vista, quindi è un'obie uh -huh. out of body experience, si è vista sul suo letto e se comunque anche domandata se fosse morta, si è spaventata. Che è uh -huh. successo? se sì. è uscita dal suo corpo. Alla. Semplicemente eh, si sono create delle condizioni vibrazionali tali che eh, eh, lei è riuscita a, a uscire dal corpo, ehm. Era come se in quel momento di sofferenza e tristezza eh, è arrivata a un punto di sofferenza e tristezza da dire no, così è troppo, devo fare qualcosa di diverso perché mh, così sto male, ok? E in, con quella cosa lì è riuscita inconsciamente a creare le vibrazioni ideali per uscire dal corpo ed è andata... È andata, mi sembra diceva, in cucina, poi è tornata e ha visto questa cosa, perfetto. Mm -hmm. Io non vorrei dare tanta energia a Scientology un'altra volta. Mm -hmm. È un capitolo passato di Louisiana. Ci ha passato purtroppo 12 anni, ci ha buttato 12 anni per 12 anni soldi. Siccome però lei non ha tanti soldi, l'ha lasciata andare senza problemi è lei che però ha deciso ovviamente lì si dicono tante cose lei si domanda se ha effettivamente firmato un contratto mi viene da ridere ma scusatemi, per due miliardi di anni cioè no, non mi viene che... da ridere di Luziana mi viene da ridere di questi qua sì sì più che cioè, mm... allora se tu non ti fossi Diciamo che a livello energetico la persona che firma può credere di avere un contratto per 2 miliardi di anni, viene detto. Um, ok, quindi uh, se una persona firma questo contratto e poi muore rimanendo dentro Scientology, morirà con la convinzione di avere il contratto per 2 miliardi di anni. Ok. Ma se tu ti tiri fuori, cioè perché lui non... mi ha chiesto questa cosa? Scusa un attimo, perché mi ha chiesto questa cosa? Io non vorrei farlo. Se non prendi in mano uh, le cose, non cambiano. Perché vuoi censurare la parola Scientology? Chi se ne frega? Scientology, Scientology, Scientology. No, tu sei Dio, tu sei creatrice di tutto. Tu sei creatrice di tutto, nessuno ti può fare niente. Poi vuoi io lo faccio, ma così non cambia niente, ve lo dico, io lo dico a voi. Il sistema non è, poi me lo spieghi. Però il sistema non è chiamare più gente possibile nel cinema. Perché a queste persone non cambia la vita. Cambia la vita fare un percorso personale, vedere le sessioni, bla bla bla. Non è nascondersi dietro un fiore. Questi qua gliene ne frega niente. Tu non hai soldi e eh, allora non gliene frega niente di te, non ti faranno nulla, non ti succederà nulla. A meno che tu non lo voglia. Nascondersi è già un modo per dare loro del potere. E già non avere capito completamente. Beh, se vuoi che tolga questo pezzo, ne parliamo dopo. Speriamo di ricordarci, però io spero che tu non voglia toglierlo. <coughs> Giusto, Elena? Sì, sono d'accordo. Sì, sì. Okay. allora per sicurezza, mandiamo 30, no, aspettiamo, mandiamo 2 miliardi. Non di anni, oh. ma di ad eternum a tutti organizzatori e i facenti parte della parte ovviamente alta manageriale di scentologi compreso Tom Cruise eh, che è veramente eh, una è persona quali? di cui io ho una grandissima stima ma veramente grande stima forse supera le suore i pleiadiani <ride> <ride> allora, più delle suore ho stima di Tom Cruise Uh, più del suo sempre che sia un Ashtar, uomo no, dai eh? <ride> no, no no è, peggio, è, pe è peggio di ashton crease questo metro 1,50 50 mm. è proprio peggio di ashton sì. va bene quindi dicevo a questo contratto da 2 miliardi di anni no 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 muy bien <coughs> La madre, ama ah, la madre, ma vorrebbe starle lontano. Beh, una causa esoterica. Ma no, vabbè, ci sta nel senso, la ma, mamma, ma, vabbè, sua mamma, c'erano d'accordo, anche no, però non è che hanno mai avuto un rapporto vero, ecco, quindi eh, è conseguenza di come hanno vissuto questa vita tra loro, io direi. C'è una causa esoterica a di fatto fallimento del matrimonio con il marito che adesso è nel cinema? Eh, sono i due uomini del tempo che finora sono riusciti a bloccarla in queste situazioni non eh, evolutive. Quindi loro la stanno tenendo attaccata il sì, marito. Esatto. Quindi l'iniziale sì, sì. fallimento del matrimonio non sono gli uomini del tempo, è lei. È lei, è lei che la, la sua PS, che assolutamente si è accorta. Si inizia a accorgere no? che c'è qualcosa che non va, mm -hmm. sì però gli uomini del tempo la tengono incastrata lì. Quindi, diciamo, lui le ha giocato ogni tipo di scherzo, non gli elenco, mm. e gli uomini del tempo l'hanno convinta. Che vabbè, poverino, è esatto, sì. Adesso lui ha tutta una serie di robe da fare e ogni esempio la convincono: beh, aspettalo, poverino, mm -hmm. È poverino esatto. qui, esattamente È poverino. Totale, esattamente eh, comunque tutti gli anni che siete stati insieme adesso lo molli, mm. Mm -hmm. lui gli ha dimostrato di, di, di avere la cura di lei che ha per le sue scarpe vecchie. con rispetto parlando? Scusami, brutto esempio: no, però per, per, per qualunque cosa barra oggetto, però lei, poverino. Mm. Del tempo Voglio vederli questi uomini del tempo, dentro uh -huh. i due stronzoni, perché veramente va bene tutto, ma anche essere dipendenti ancora da questi programmi, cassa palle che sono sempre lì e fai questo e fai quello, soprattutto sulle relazioni. Uh -huh. È una cosa che mi fa andare in bestia. Tocca tutto, ma non i bambini e non le relazioni. Uh -uh. Tocca tutto o no? Tocca niente, non decido io cosa tocchi. Ma in ogni caso bambini e relazioni mi, mi girano come le pale dell'elicottero. Uh, uh, uh. Sì, ci sono. Uh -huh. <coughs> Prendi la, chiama la Louisiana, portale definitivo e subito buttiamoli via senza contratti, senza niente. Portale definitivo, quell'energia lì da lì non esce più. Quindi quelli sono sì programmi, ma sono anche energia. Uh -huh. Vorrebbero riciclarsi in altri programmi. Uh. Forse un portale normale sarebbe così. Quelli che li mettono in portali normali non fanno altro che buttare l'acqua nel mare, serve niente. Questa invece isola l'energia. Uh. La mette in un costrutto una costruzione un'invenzione una creazione nostra che è una lavatrice eterna è un lavaggio un po lungo è infinito ci sono risciacqui lavaggi questi cosoli che girano quando verranno fuori minimo sono infeltriti ma non verranno mai fuori quindi due sono pronti per il loro lavaggio infinito. ma ah, li ho già messi dentro. sì. Ok, schiaccia il pulsante e vai. Uh -huh. ah, che bello eco spa spaziale che è venuto fuori, anche particolare. Uh -huh. Chi è che si sta preoccupando? C'è qualcuno che si sta preoccupando. Uh -huh. Chi si sta preoccupando? Fuori. Entrino i preoccupati. <ride> allora in prima fila arriva Odino. mette con tutta la schiera di. È come se mentre si preoccupava avesse schierato tutta una, una, una fila di uomini del tempo. Uh -huh. è preoccupato perché qua stiamo agendo troppo velocemente sull'energia delle coppie delle, delle fiamme uh -huh. è tanto preoccupato uh -huh. povero lo... uh, chi è Odino hai detto uh -huh, Odino noi vogliamo abbracciarlo in due eh? uh -huh. un double ag uh, Vai, oh. tu davanti o dietro? Dove vuoi andare? Dav davanti. <ride> questa questa andrebbe tagliata questo, Dai, io vado dietro, <ride> tu vai davanti. No, dai, dei fianchi, tu al fianco mm. quello che vuoi e l'altro fianco, dai. dai. non dovevo tagliare niente. Tipo re rewind. <ride> Un caldo abbraccio uh -huh. a Odino con con bacio sulla guancia. <Tit> che succede, dimmi, dimmi. <sess> è come se si trasformasse nella vibrazione delle alte vibrazioni nostre. Quindi, poi, come se a un certo punto, è come se uh, 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 um. sai ogni tanto. Fanno nei film. Um, non so come, ma che magari ci sono gli uomini, che delle persone che corrono e a un certo punto diventano statue di, di sabbia immobili. Sì, immobili. perché la struttura non può tenerla. Eh, sì. Questa vibrazione, quella struttura lì, da quattro soldi non la può sostenere. Mm. Quindi rimane come frizzata e poi mm. la statua di sale, di sabbia, sì. quel che vuoi, si, si, si scioglie. Va bene. Questo non vuol dire che Odino non esiste più, no. ma anche chi deve stare un pochettino attento la prossima volta che ci, che ci gioca degli scherzetti che non valgono assolutamente nulla. Bene, bene, bene. E bene. Eh, chiamiamo il ragazzo, che poi non è un ragazzo, insomma, comunque chiamiamo il giovane uomo. Uno stupido incidente e non c'è più disincarnato portale aureo aperto tutti i parenti di tutte le generazioni di louisiana chiamati all'appello e dopo che si sono presentati tutti uh -huh. dice il numero e vanno senza, okay. senza 135 benissimo li salutiamo uh -huh. arrivano fino a quale generazione in questo caso sei, c'è qualcuno che sei generazioni. Però no. mm. il ragazzo, mi ragazzo ormai. Uh -huh. Che poi è il nipote. Sì. È ancora lì che cade nel vuoto. È attaccato alla terra? Sì. cioè in è praticamente fluttua cioè io lo vedo sempre nella stessa posizione no ma lui è come se continua a cadere nel vuoto quindi fa questo movimento fermo lì ma vic mentre cade eh. se... Uh -huh. la presa ok è arrivata a terra e si è fermato a terra è molto allora, è come se si fosse svegliato di colpo da un sogno, eh, si guarda in giro, cerca di capire come funziona. Eh, è, è come se fu, mm, fosse un attimo frastornato perché è un po' di tempo che, è lì che cade, no? quindi adesso si sente tranquillo, sereno, ma è un attimo un po' così. Ecco. louisiana scusami tre anni hai detto due anni due anni, ah, sì, infatti. Uh -huh. tu, due anni. cioè lui sta accadendo da due anni mm. l'ha spinto qualcuno fisicamente o etericamente no, l'ho già visto prima e teoricamente chi è una Allora, era un tipo ineterico. Era tipo un umanoide. Sembra tipo quasi uno, uno stregone brutto. Una strega, ma maschile, grande, con delle mani ad artiglio. Un demone potrebbe essere. Direi. Uh -huh. Sì. Uh, Sì, lo collegherei a Moloch. Uh, Un'occasione. Um, vedo spesso Moloch nelle, nelle cose che succedono al buio. Mm. Beh, stesso elemento, no? Uh, uh. Sì, non mi ricordavo neanche, ma mi è venuto proprio. No, beh, cioè, come rappresentante del secondo universo anche ah. questo elemento forse ah sì senso, okay. sì, sì. Ah, sì sì infatti mh, però più di Lucifero o Satana cioè, uh -huh. quando succede qualcosa qualche cosa brutta tra virgolette negativa con il buio con la notte spesso vedo Moloch va bene Pic, la presa, come uh -huh. vedi? Eh, inizia pian piano a... a lasciare andare tutto, ecco. Vibrazione. Spiegagli di alzarla. Sì. Ok, mille miliardi, vai ancora. Ok, adesso 50 50.000 miliardi, e vedo tranquillo. Ah. Um, vuole dire qualcosa a Louisiana e ai suoi genitori nel cinema? Ai, ai genitori vuole dire che è un peccato perché stava facendo una bella esperienza con loro e, mh, a parte bella non so mh, ma nel senso era un'esperienza molto ricca e creativa per l'evoluzione mm -hmm. e poi li abbraccia Uh -uh. E a Louisiana? Che è grazie a lei che sta succedendo. Eh, infatti, eh, gli ha detto, vuole ringraziarla tanto per averlo liberato da quel, da quella caduta infinita. Molto bene, lo salutiamo sì. anche lui nel portale aureo e lo chiudiamo. Uh -huh. Andiamo con Louisiana al cluster, non c'è più niente da dire, non c'è più niente da fare. Uh -huh. ogni, ogni vita è, sai, quelle, quelle specie di piatti di, di legno più o meno leggeri, eh, con cui cuociono le cose cinesi, giapponesi, quelli che hanno dei fori dove passa l'aria, quelle specie di cestelli di legno. Mm -hmm. Facciamo le cose al vapore, ecco. Ogni vita uno di quelli. Li vuole tenere? Quando oh, uh -huh. ci sta lì il vapore. <ride> <ride> Apri il portale definitivo. Uh -huh. Ok. Ho buttato tutto dentro, ho chiuso il portale. Ok, ha creato la Deterno. E messo lì. Uh -huh. Ok. Uh, ma uh di -huh. fermo mi fermo che fischietta guarda in giro visione per portare definitivo ok il punto dentro ad eterno, ma anche qua mm. bene una okay. ad eternum a casa sua e uno dove lavora ormai li sa creare ne può fare tutti può, farne, può fare tutti quelli che vuole mm -hmm. può crearne uno metterci dentro la parola cercami e lo manda alla fiamma mm, bello questo Ne fa uno e lo mette nel corpo fisico, un altro nel mentale, un altro nell'emozionale, un altro nell'eterico e un altro ancora nel subliminale. Uh -huh. Ok, Messi. Sì. Nuova frequenza.

cervello 9.4 messaggio finale della PS della piedi louisiana a louisiana in relazione a tutto Mi è arrivata questa cosa, poi vabbè, eh, è in eterico, però mh, proprio così... Eh, eh, diciamo, mi ha fatto vedere un'immagine di lei che è la, mh, la padrona di, mh, eh, di un posto. Mm. Mm -hmm. Non so se posso dire. Mm. Di, un, di un posto dove si fa il suo lavoro? Eh. Okay, di un vabbè diciamolo comunque no. di quel posto dove comunque, si fa quel lavoro lì? Ok, okay. Eh, non come quello che fa adesso, ma più privato sì. più serale? Sì, okay. eh, mm. eh, c'è la scritta fuori eh, che si chiamerà Ad <ride> i Diritti d'autore, però eh. è un articolo. È uno degli articoli che venderà. Si chiamerà Ad Eternum. Doppio, atti doppio oh no, copyright mi ha pim, fatto pim, vedere: pim, 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 pim. ogni piatto un euro di copyright di diritto, quindi mm. lei maggiorerà tutti i prezzi, molto bene. E relativamente a quella parola che non dobbiamo dire di quel gruppo di persone geniali che hanno miliardi di contratti, di anni di contratti, non dobbiamo dire quella parola brutta. Cosa dice la PS? <coughs> La PS dice, cioè, ci, sei, cioè, ci sei uscita. Eh, Se è riuscita a uscire, cosa vuoi che ti faccia? non so, avrebbero già fatto, no? Tranquilla, non c'è nessun problema. È tutto bubu ma non è che possono fare niente di che. Sette, te. e per quanto riguarda invece il fatto che lei, essendo una fiamma, questa PS, cosa vuole dire circa il, um, lo specchio del mare? Ah, è come se ha provato a mandare, il, come se ha provato a mandare um, una corda tramite lo specchio sul mare, quindi un capo ce l'ha lei e ha mandato questa corda che arriva alla fiamma e che l'altra fiamma in eterico può prendere e quindi poi sa dove è, dov è la fiamma, la trova con la corda. Ecco, ho fatto vedere questa cosa qua. La cima. Sì. <coughs> Cime per tutti. Le barche, la cima. Eh. Cime per tutti. Uh -huh. Scriviamolo. il casino che ho fatto. Scriviamolo nella Matrix. Cime per sì. tutti. <coughs> Molto bene. Come la vedi, Luisiana? Allora, inetterico è che disegna il suo posto privato di lavoro. C'è già proiettata lì. Come vedi la madre? come se avesse visto un bello spettacolo a teatro quindi dice bello bello uh -huh. come vedi il marito allora visto come funziona e si chiede come fa a liberarsi lui delle sue cose cioè si sente questa zavorra e e non la facendo un per lungo sé. percorso mm. un lungo percorso uno sbattimento pazzesco. Se lo vuole fare, Louisiana sa come consigliargli mm. l'inizio di questo percorso. I genitori del ragazzo. Li vedo sollevati, non piangono più, si sono alleggeriti perché adesso hanno visto che sta bene. Mm -hmm. Ed infine la fiamma. la fiamma si tiene stretta la sua cima il capo della sua cima e dice non lo mollo adesso mi attivo e seguo la cima uh -huh. immagine finale del mare come lo vedi più brillante allora vedo Luccichi, più che brillanti, vedo proprio i luccichi del, del, dei riflessi delle fiamme, okay. soprattutto più appunto vicino alle coste. E poi vedo il movimento di queste cime. Iniziano a essere, vedono che tirano da una parte dall'altra. Ma da chi pratica la cima, da quello più consapevole? S sì, che la getta? Sì. E aspetta che venga presa, diciamo che dall'altro capo è come se ci fosse un magnete che arriva davanti alla fiamma. Persona in sì. questione, mm. va bene. Fai tutti i tuoi controlli. Noi abbiamo finito.